Immaginiamo un 1860 diverso, in cui la spedizione dei Mille, guidata da Giuseppe Garibaldi, non segna l'inizio dell'unificazione italiana ma piuttosto la fine di un sogno. Dopo l'arrivo a Marsala, anziché trovare un supporto popolare travolgente e le defezioni tra le file borboniche, i Mille si scontrano con una resistenza ben organizzata e decisamente più numerosa del previsto. La marina borbonica, avvertita da una rete spionistica efficace e sostenuta da un rinnovato spirito patriottico, intercetta e sbaraglia le forze garibaldine prima che queste possano realmente organizzare la rivolta. Garibaldi stesso viene catturato in un tentativo disperato di rompere l'assedio, diventando un martire piuttosto che il liberatore dell'Italia. Questa sconfitta non è solo un fallimento militare ma un duro colpo al morale dei movimenti unificatori in tutta la penisola. Il messaggio è chiaro, l'unificazione italiana non sarà conseguita attraverso l'impresa di un singolo uomo o di un piccolo gruppo di volontari. La speranza di un'Italia unita sotto la corona di Vittorio Emanuele II svanisce, lasciando spazio a una realtà in cui i vari stati preunitari si rendono conto che per sopravvivere e prosperare devono fare affidamento sulle proprie forze. Il Regno delle Due Sicilie, in particolare, esce rafforzato da questo evento. La vittoria contro Garibaldi viene celebrata come un trionfo dell'indipendenza meridionale e stimola un'ondata di nazionalismo siciliano e napoletano. Il re Ferdinando II, ispirato dal supporto popolare, avvia una serie di riforme mirate a modernizzare il regno, dall'ampliamento del diritto di voto alla costruzione di infrastrutture critiche come strade, ponti e ferrovie, fino all'investimento nell'istruzione pubblica. Queste riforme, sebbene non senza difficoltà e resistenze interne, pongono le basi per un rinascimento meridionale, con Napoli che riassume il suo storico ruolo di capitale culturale e politica del Mezzogiorno. Al nord, il fallimento della spedizione dei Mille convince il Regno di Sardegna della necessità di una strategia diversa. Piuttosto che cercare l'unificazione attraverso la conquista militare, Torino si rivolge alla diplomazia e alla costruzione di alleanze. La Lombardia, in particolare, diventa un partner chiave in questo processo. I due stati lavorano insieme per formare una Lega Nord Italiana, un'alleanza economica e militare che mira a garantire la sicurezza e la prosperità dei suoi membri. Questa Lega, pur non riuscendo a unificare politicamente l'intera penisola, serve da catalizzatore per la creazione di un mercato comune che stimola lo sviluppo industriale e tecnologico. Forse l'aspetto più interessante di questa Italia alternativa è il rinascimento delle città-stato. Venezia, Firenze, Genova e altre città sfruttano l'assenza di un potere centrale dominante per rivendicare la loro indipendenza e il loro antico splendore. Queste repubbliche e ducati si trasformano in centri di commercio, arte e scienza, attirando talenti da tutta Europa e dal Mediterraneo. La competizione tra queste città-stato non è solo economica ma anche culturale, dando vita a una seconda rinascita che vede l'Italia nuovamente al centro del mondo civile. Senza una figura unificatrice come Garibaldi e l'assenza di un potere centrale forte, l'Italia si trasforma in un affascinante mosaico di stati indipendenti. Questa frammentazione, piuttosto che essere un handicap, diventa una fonte di forza. Ogni stato, libero di perseguire la propria politica interna ed estera, diventa un laboratorio di governo e società. In un'epoca dominata dalla rivoluzione industriale, gli stati italiani emergono come leader nelle innovazioni tecnologiche. La Lombardia, con la sua ricca tradizione industriale, si specializza nella meccanizzazione della produzione tessile e metalmeccanica. Venezia, approfittando della sua posizione marittima strategica, diventa un hub per la costruzione navale avanzata, inclusi i primi esperimenti con navi a vapore e in seguito con quelle a propulsione elettrica. Napoli, ispirata dalle riforme post-Garibaldi, investe massicciamente nell'istruzione e nella ricerca scientifica, diventando un centro di eccellenza per la medicina, la biologia e le scienze naturali. Queste specializzazioni non solo portano a un incremento dell'economia locale ma stimolano anche una competizione sana e costruttiva tra gli stati, spingendo ciascuno a eccellere nei propri campi di interesse. La diversità degli stati italiani favorisce un'esplosione di espressioni culturali e artistiche. Senza un canone culturale unificato imposto da un governo centrale, artisti, scrittori e musicisti traggono ispirazione dalle ricche tradizioni locali. Questo nuovo rinascimento vede un ritorno all'importanza delle arti visive, con scuole di pittura e scultura che fioriscono in città come Firenze, Roma e Venezia. La letteratura italiana si diversifica, con narrativa, poesia e saggistica che esplorano temi regionali e nazionali, riflettendo le speranze, le paure e le aspirazioni delle diverse società italiane. Sul palcoscenico internazionale, l'Italia frammentata rappresenta una novità. Invece di un unico stato con cui negoziare, le altre potenze europee si trovano a dover gestire una rete complessa di alleanze e rivalità.
questo nuovo equilibrio di potere in Italia funge da contrappeso all'espansionismo di potenze come la Francia e l'Austria, che trovano più difficile manipolare la penisola a proprio vantaggio. Inoltre, la competizione economica e culturale tra gli stati italiani li porta a cercare alleanze al di fuori dell'Europa, aprendo nuove vie per il commercio e la diplomazia con l'Asia, l'Africa e le Americhe. Man mano che il XX secolo avanza, l'Italia si presenta come una confederazione di stati prosperi, ognuno con la propria identità ma legati da una comune eredità culturale e storica. Questa configurazione unica permette all'Italia di navigare le turbulenze della storia moderna, dalle guerre mondiali alla guerra fredda, con una resilienza e una flessibilità inedite. La collaborazione tra gli stati in tempi di crisi, combinata con la loro indipendenza in tempi di pace, crea un modello unico di coesistenza che molti nel mondo vedono come un esempio da emulare. In questo contesto, i personaggi che abbiamo introdotto, Lucia, Marco ed Elena, vivono e operano in un ambiente ricco di opportunità ma anche di sfide. Le loro storie personali, intrecciate con il tessuto sociopolitico e culturale dell'Italia alternativa, offrono una finestra su come individui diversi possono trovare il proprio posto e lasciare un'impronta in un mondo che celebra la diversità piuttosto che l'uniformità. Lucia, l'inventrice genovese, vive in un'epoca di straordinaria fermentazione tecnologica. Genova, grazie alla sua storica vocazione marinara, è diventata un centro di innovazione nella costruzione navale e nella meccanica. Lucia, con il suo ingegno e la sua passione, si colloca in prima linea in questa rivoluzione. La sua ultima invenzione, una macchina volante che sfrutta principi aerodinamici avanzati, ha il potenziale per cambiare il modo in cui il mondo concepisce il trasporto. Tuttavia, Lucia deve affrontare il scetticismo della comunità scientifica e gli ostacoli imposti da rivali invidiosi che vedono nel suo successo una minaccia ai loro interessi consolidati. La sua lotta per il riconoscimento e il successo è simbolo della lotta più ampia tra il nuovo e il vecchio, tra l'innovazione e la tradizione. Marco, il diplomatico siciliano, rappresenta un aspetto differente della vita in questa Italia frammentata. Dopo aver studiato in Europa, torna in Sicilia con una visione, quella di un regno delle due Sicilie moderno, aperto al mondo ma fiero delle sue radici. La sua missione è quella di tessere una rete di alleanze diplomatiche che possano proteggere la Sicilia dalle ambizioni espansionistiche delle altre potenze mediterranee, promuovendo nel contempo il commercio e gli scambi culturali. Il suo approccio pragmatico e la sua abilità nel navigare le complesse acque della politica internazionale sono fondamentali nel posizionare la Sicilia come una forza stabile e progressista nel tumultuoso panorama europeo. Elena, l'artista lombarda, incarna l'esplosione culturale che caratterizza questa era. La Lombardia, con Milano al suo centro, è un crogiolo di idee artistiche, un luogo dove la tradizione incontra l'innovazione. Elena, con le sue opere, esplora le tensioni e le speranze di una società in rapida evoluzione. Il suo lavoro riflette la complessità del mondo intorno a lei, attingendo a temi di identità, cambiamento e appartenenza. Attraverso le sue esposizioni, che attraggono visitatori da tutta Italia e dall'estero, Elena diventa una voce influente nel dibattito su cosa significhi essere italiani in un'epoca di grandi trasformazioni. Questi personaggi, sebbene operino in sfere della società apparentemente disparate, si trovano legati da una trama comune, la ricerca di un equilibrio tra la valorizzazione delle proprie radici e l'embrione di nuove idee che possano portare il loro paese, e l'intera Italia, verso un futuro prospero e unito nella diversità. La storia si snoda attraverso le loro lotte personali e i loro trionfi, intrecciandosi con eventi storici chiave che segnano l'evoluzione della società italiana. Dalle tensioni sociali scatenate dall'avvento di nuove tecnologie alla rinascita culturale che sfida le norme consolidate, i nostri personaggi navigano le complessità di un mondo in cambiamento, trovando alleati inaspettati e affrontando avversari formidabili. Attraverso il loro viaggio, il racconto esplora temi di resilienza, innovazione e identità, riflettendo su come le scelte individuali possano influenzare il corso della storia. La loro storia diventa una metafora della ricerca di un'Italia che, pur non unificata sotto un unico standardo politico, trova forza e unità nella ricchezza della sua diversità culturale e nella comune aspirazione a un futuro di prosperità e armonia. La narrazione di un'Italia frammentata ma prospera in un contesto storico alternativo offre l'opportunità di esplorare una varietà di temi complessi e domande provocatorie. Questi temi non sono solo fondamentali per comprendere il mondo che abbiamo immaginato, ma offrono anche spunti di riflessione sul nostro mondo reale. Uno dei temi centrali di questa storia ucronica è il rapporto tra identità locale e senso di appartenenza nazionale. In un'Italia dove l'unificazione politica non ha avuto luogo, le identità regionali rimangono forti e influenti. Ciò solleva domande importanti: cosa significa essere italiani in questo contesto? La diversità può coesistere con un senso di unità nazionale?
Questa narrazione suggerisce che la forza dell'Italia risiede proprio nella sua diversità, con ogni stato che contribuisce unicamente al mosaico culturale, politico e tecnologico del paese. La tensione tra innovazione e tradizione è un altro tema ricorrente. Personaggi come Lucia e le sue invenzioni sfidano lo status quo, sollevando domande su come le società bilanciano il rispetto per la tradizione con la necessità di adattarsi e innovare. In un mondo che cambia rapidamente, quali sono i valori che dovremmo conservare e quali invece rivedere? La storia suggerisce che l'innovazione, guidata da un approccio rispettoso e consapevole delle tradizioni, può portare a un futuro più luminoso. Attraverso la figura di Marco e le sue manovre diplomatiche, esploriamo il delicato equilibrio tra la cooperazione internazionale e la sovranità nazionale. In un'epoca di crescente globalizzazione, come possono gli stati mantenere la propria identità e indipendenza pur partecipando attivamente alla comunità internazionale? La narrazione mostra che una rete di alleanze basate sul rispetto reciproco e sugli interessi condivisi può offrire una via per affrontare le sfide globali mantenendo al contempo l'autonomia nazionale. Elena, con le sue opere che riflettono le tensioni e le speranze della sua era, mette in luce il ruolo dell'arte nella società. L'arte può essere uno strumento di cambiamento sociale? In che modo riflette e influenza l'identità culturale di una nazione? Questo scenario suggerisce che l'arte non solo cattura l'essenza del suo tempo, ma può anche sfidare le percezioni e incoraggiare il dialogo e la comprensione tra diverse comunità. L'idea di un'Italia non unificata, ma piuttosto composta da una serie di stati sovrani, ognuno con le proprie peculiarità culturali e tradizioni, pone interrogativi fondamentali sull'identità. In questa narrazione, l'identità italiana non si diluisce, al contrario, si arricchisce attraverso la varietà e la complessità delle sue parti. Questo solleva domande significative su come le nazioni moderne definiscano l'identità collettiva in presenza di diversità interne e su come questa diversità possa essere vista non come una barriera, ma come una fonte di forza e innovazione. La frammentazione politica dell'Italia in questa storia ucronica diventa un catalizzatore per l'innovazione e la competitività. Ogni Stato, cercando di superare i suoi vicini in termini di sviluppo tecnologico e culturale, contribuisce a un rinascimento moderno che beneficia l'intera penisola. Questa situazione stimola una riflessione sul valore della competizione sana e sulla potenzialità dell'innovazione che nasce da contesti diversificati. Si pone l'accento sull'importanza di creare ambienti in cui le idee possano fiorire liberamente, incoraggiando una cultura di progresso continuo. Nonostante la mancanza di un'unificazione politica, gli stati italiani in questa ucronia mantengono legami di cooperazione e solidarietà. Questo evidenzia l'importanza del dialogo e della collaborazione tra comunità diverse per affrontare sfide comuni e costruire un futuro condiviso. Il valore della coesione sociale in un contesto di diversità culturale e politica solleva questioni pertinenti su come le società odierne possano superare le divisioni per lavorare insieme verso obiettivi comuni. Questa narrazione ci invita anche a riflettere sul ruolo del potere e della leadership nella storia. La sconfitta di Garibaldi non pone fine alle aspirazioni di libertà o progresso, piuttosto, apre un nuovo capitolo di possibilità. Questo suggerisce che la traiettoria della storia è spesso definita da momenti critici che potrebbero facilmente volgere in direzioni inaspettate, e che la resilienza e la creatività delle persone possono dare forma a futuri alternativi anche di fronte a sconfitte apparentemente schiaccianti. In ultima analisi, la storia non è solo una riflessione su un passato che avrebbe potuto essere, ma anche un messaggio di speranza per il futuro. Un futuro in cui la diversità di idee, culture e storie è la base su cui costruire una società più ricca, più innovativa e più unita. Invita a immaginare un mondo in cui le differenze non sono barriere, ma ponti che collegano le persone in un dialogo costruttivo e arricchente. Attraverso questa esplorazione ucronica, possiamo intravedere la bellezza di un'identità collettiva che abbraccia pienamente la sua diversità interna, e la potenza trasformativa di una società che vede nella varietà non un ostacolo, ma una fonte inesauribile di forza e ispirazione.